Buonasera, buonasera, Buonasera. benvenuto Franco Berrino, benvenuto Marco Montagnani alla presentazione qui al Circolo dei Lettori, anche se in forma smaterializzata, del vostro Il Cibo della Saggezza, edito da Mondadori il mese scorso, nonostante tutto quello che abbiamo trascorso nei mesi precedenti. Dunque, Franco Berrino, medico, epidemiologo e fondatore della Grande Via, che è un'associazione che è nata diciamo, per aiutarci a conseguire tre condizioni che sono assai desiderabili, cioè la salute, il benessere e la longevità. E Marco Montagnani, maestro taoista, esperto di medicina tradizionale cinese e di fitoterapia, e fondatore del centro taoista La Nuova Era. Dunque, voi due siete incidentalmente vicini di casa. Nel senso che le due realtà che voi avete fondato si trovano a una quindicina di chilometri l'una dall'altra, e questo è anche l'elemento, insomma, da cui nasce questo libro, perché il libro è la restituzione, su pagina di una vostra camminata, in cui vi siete dedicati del tempo e vi siete lasciati dello spazio per incrociare, diciamo, la scienza. Come posso dire, la scienza canonica con il punto di vista invece millenario della tradizione cinese. Effettivamente, a entrare nel libro, a leggerlo, sembra un po' di accodarsi a voi, quindi di accodarsi a due saggi, anche un po' eccentrici, se mi permettete, e di corrervi, trotterellarvi un po' dietro per carpire, insomma, qualche stilla del vostro pensiero. Però, siccome lo Zen ci insegna che non bisogna cercare i saggi, ma ciò che i saggi cercano, io vorrei domandarvi da subito: cosa cercavate voi l'uno nell'altro, durante questo cammino? Franco, ma Però questa camminata è un po' una metafora della vita e noi ricaviamo il senso, anche il senso della saggezza. E che cosa vuol dire saggezza? Io ho approfittato di questi mesi di chiusura in cui non potevamo uscire di casa per cercare un po' nei classici che cosa si dice della saggezza. E ho trovato, per esempio, che Eraclito dice: il sé molte cose non insegna a pensare in modo retto, altrimenti lo avrebbe insegnato ad Esiodo e a Pitagora. Non sono riuscito a capire quale critica lui volesse fare a Pitagora, ma però poi dice: a tutti gli uomini è data la possibilità di conoscere se stessi. La saggezza di Socrate, la saggezza dell'oracolo di Delfi, la possibilità di conoscere se stessi ed essere saggi. La saggezza è dire il vero e agire dando ascolto alla natura. E questo è un concetto, credo, molto taoista: agire dando ascolto alla natura, agire rispettando la natura. In alcuni dei capitoli del libro parliamo proprio dell'importanza del rispetto della natura, del rispetto della terra e del rispetto dei suoi abitanti. Cosa cercavamo? In fondo è stata anche un'analisi della nostra stessa vita. Per Socrate, sapete, no? La saggezza era essere consapevoli di non sapere. Essere consapevoli di non sapere. Poi nella filosofia greca, con Platone e Aristotele, è emerso il concetto dell'episteme, la conoscenza certa, la scienza. La scienza è talmente arrogante che continua a presentarsi come se fosse una conoscenza certa. In realtà non c'è niente di certo nella conoscenza, perché anche per procedere nella scienza,
occorre liberarsi dalla tensione della certezza. È molto bello una frase che abbiamo citato nel libro di Paracelso. Parliamo molto della medicina nel libro, parliamo molto della pratica medica, parliamo molto dei pregiudizi della medicina, parliamo molto del deterioramento della medicina. E la frase di Paracelso dice che la scienza medica può essere acquistata con l'oro, ma la sapienza medica viene da Dio. La sapienza ha qualcosa che va al di là delle cose materiali. Anche nelle Baccanti, le Baccanti di Dioniso, questa meravigliosa tragedia greca, si dice che il sapere non è saggezza. Ho trovato una frase di Nietzsche anche, una frase di Nietzsche che dice che la sapienza, è cioè che la saggezza si tuffa nel fiume della vita. La scienza, al contrario, è il fine dell'uomo teoretico, il quale non osa più fidarsi al terribile fiume dell'esistenza, ma angosciosamente egli corre su e giù lungo le rive. Ecco, professore, lei ha detto di una, diceva di una saggezza appunto che si spende non solo in regioni empire, ma è una saggezza anche molto pratica, è la phronesis dei greci, cioè è una saggezza che riguarda anche, diciamo, un esercizio di consapevolezza e di discernimento verso di sé. Io vorrei... Di discernimento dei nostri limiti. Ecco, però io mi domando se questo tipo di saggezza è una saggezza che si può ottenere con un lavorio su di sé, oppure è un po' un'inclinazione naturale, insomma, se uno ce l'ha bene e la coltiva, se uno non ce l'ha purtroppo deve trovare altre bussole per vivere, insomma, questa saggezza pratica, come la si conquista? No, Marco, la saggezza può essere coltivata e noi ci permettiamo di dare qualche suggerimento su come coltivare la saggezza. E la meditazione è una strada. La meditazione è una strada per permetterci di fuggire dalle prigioni della mente. Le prigioni della mente sono tante cose, comprendono comunque tutti i nostri pregiudizi, tutto il nostro credere di sapere. E quindi la meditazione è una strada che ci permette di avvicinarci a una saggezza che è al di là delle conoscenze quotidiane, empiriche. Ma non vorrei darmi troppe arie, perché io non è che sia... Io medito un po' e faccio un po' di... Ma io ho stati su, diciamo sulla meditazione. Ogni tanto cerco di uscire dai miei pregiudizi, ma insomma non è detto che ci riesca proprio sempre. Insomma. Allora, professore, io Però sulla c'è meditazione... La strada della meditazione è una strada importante. Ecco, io questo lo vorrei rilanciare a Marco Montagnani, perché insomma è un maestro taoista. Io vorrei ragionare con lei su alcuni anche, diciamo, fraintendimenti che ci sono intorno alla meditazione, perché la meditazione è ampiamente praticata, ampiamente percorsa, ci sono diversi livelli di meditazione, diverse acquisizioni attraverso la meditazione, però credo che una delle mistificazioni forse un po' più pervasive sulla meditazione sia che è un po' un modo per sottrarsi al dolore. Io non credo che la meditazione, il fine ultimo della meditazione, sia essere una specie di cerotto da mettere sulle proprie abrasioni. Sono perfettamente d'accordo, Armando. La meditazione non è, o almeno la meditazione taoista,
e comunque orientale non ha niente a che vedere appunto con mettere un cerotto per escludere il dolore o comunque per... è un qualcosa di ben diverso. Mi volevo collegare, prima di spiegare questo, alla frase che diceva Franco sulla meditazione in senso generale, sul Tao, nel grande libro del Tao Te Ching, si legge che quando una persona si avvicina ogni giorno per imparare qualcosa, acquisisce qualcosa, aggiunge qualcosa alla sua mente. Quando invece ci si appresta a avvicinarsi al Tao, ogni giorno dobbiamo togliere qualcosa. E la meditazione è un po' proprio questo, cioè la meditazione è quell'esperienza che il nostro organismo riesce a fare qualche volta in automatico durante la fase notturna, altrimenti la meditazione, diciamo, tecnica, cioè quella che viene praticata in maniera più precisa, è un qualcosa di completamente diverso, perché in realtà la meditazione è uno scavalcare la mente ed entrare in una dimensione più profonda, meno di comprensione, più di percezione del sentire, dell'essere parte del tutto, e quando si è parte del tutto si percepisce tutto, appunto, e quindi si percepisce anche il dolore, si percepisce un'estrema sofferenza a volte. Diciamo delle interpretazioni un po' spesso diciamo non corrette sull'aspetto meditativo vero e proprio. Pensiamo che il termine meditazione, ta zuo, in cinese significa scavalcare la mente, andare al di là della mente, e quindi entrare in una dimensione dove la sofferenza e la paura della mente intesa come tale è sicuramente abbandonata, ma però si entra in un'altra dimensione, una dimensione dove si affrontano le realtà oggettive dell'esistenza che la nostra mente spesso non è in grado di vedere. E allora c'è un grande spavento, c'è una grande paura del vuoto. Quando si sperimenta le prime volte, io ricordo le prime volte che ho sperimentato con i monaci la meditazione, quella taoista, ci si trova in una situazione, loro dicono che è una sorta di sperimentazione della premorte, e si entra in una dimensione in cui si perde totalmente la fisicità, non si sente più il corpo, cioè si sente di non esistere, sembra di non esistere. In realtà ci rendiamo conto che esistiamo, ma non percepiamo niente, non riusciamo a guidare il corpo, non riusciamo a capire le distanze. E lì c'è una profonda, per esempio, spavento le prime volte, così come lo spavento è di entrare in una dimensione che, non conoscendola, è una dimensione della totale solitudine, ma la solitudine che poi dopo col tempo diventa anche meravigliosa, ma inizialmente va affrontata, tanto che le prime volte questo io parlo di questo chiaramente tipo di meditazione viene sempre fatta accompagnata da maestri, cioè non viene lasciato l'allievo da solo. Viceversa, la meditazione più occidentale è più una sorta di riflessione, quindi è più una sorta di mi concentro mentalmente su un pensiero e cerco di meditare su quello. Quindi se da una parte la meditazione, chiamiamola occidentale, ha più una visione quasi a cuneo verso l'oggetto meditato, la meditazione taoista è quella di scomparire all'interno della cosa stessa, che poi è una frase che troviamo anche nel testo di Chuang-Tzu, quando lui narra di osservare il volo di una farfalla e ad un certo punto lui dice: non so più se sono Chuang-Tzu che osserva la farfalla o se sono una farfalla convinta di essere Chuang-Tzu. E questo indica il momento in cui lui è uscito da sé e ha incontrato il tutto, quindi è andato al di fuori di sé. Ecco, questa è una cosa importante, perché spesso c'è questa confusione tra le due tipi di meditazione. Sono entrambi validi, sono entrambi degni di rispetto, però sono diversi proprio nel contenuto. È molto interessante questa dialettica che viene fuori, no? Dal dentro e il fuori. E, tra l'altro, entrando nel vostro libro, una delle prime frasi che uno legge dal Tao Te Ching è: voi riportate abbandona ciò che è dentro, abbandona ciò che è fuori, coltiva ciò che è dentro, no? Che a me ha fatto immediatamente pensare a Sant'Agostino, che diceva: non uscire fuori di te,
rientra in te stesso, perché la verità è lì che la trovi. Però sono frasi bellissime, però io devo ammettere che mi creano un minimo di disagio, nel senso che mi sembra sempre che esprimano un'idea del corpo invece come una sorta di trappola per lo spirito, un luogo in cui lo spirito resta necessariamente imprigionato. A me invece piace molto immaginare una spiritualità divina e una vitalità terrena che vanno insieme. E mi sembra che forse questa frase, queste frasi siano un po' strette anche a voi, perché poi in realtà il vostro libro è un libro sui sensi, molto sui sensi. Voi parlate di digestione, di intestino, parlate di fecondazione, parlate di sonno. Quindi, e questo lo domando al professor, certo. al professor Berrino. Come intendete quindi il rapporto tra spirituale e corporeo? Cioè, che relazione c'è per voi tra spirituale e corporeo? Per lei, proprio. Franco, diamoci del tu. Ma noi abbiamo, in questo libro, esprimiamo un grande rispetto per la conoscenza scientifica e quindi per la conoscenza materiale, e riteniamo che debba il rispetto. Mettiamo in guardia però da ogni assolutismo, da ogni certezza, e affrontiamo con questo punto di vista, diciamo, sempre cercando di vagliare le conoscenze scientifiche di cui parliamo, attraverso un setaccio che ci permetta di considerarle come conoscenze utilissime per la nostra vita, conoscenze, una consapevolezza orizzontale che serve per condurre la nostra vita, ma senza illuderci che in queste conoscenze ci sia effettivamente la verità. Citiamo le parole di Eliot, T.S. Eliot, non mi ricordo mai chi è, credo Thomas S. Eliot, che dice: della saggezza che abbiamo perso nella conoscenza. E dov'è la conoscenza che abbiamo perso nell'informazione? Perché oggi ci troviamo di fronte a una pletora di informazione. La disponibilità di informazioni sta aumentando e addirittura è una specie di mostro di informazione che non può smettere di crescere. È difficilissimo orientarsi in questa pletora di informazione, anche perché spesso l'informazione è senza senso, quella che viene data, e allora, e per di più, io ho aggiunto una frase a questo: dov'è l'informazione che abbiamo perso nei dati? Oggi abbiamo una disponibilità enorme di dati, abbiamo delle possibilità di leggere tutto il DNA, di leggere tutti i geni, di vedere, di raccogliere dati su ogni cosa, e per l'uomo comune, l'uomo che ha una consapevolezza di se stesso, è molto difficile orientarsi in questo. E allora c'è bisogno di una guida. C'è bisogno di una guida che noi cerchiamo di indicare anche, no? Di indicare, nel senso di chiediamoci sempre da dove viene questa informazione, che interessi ci sono dietro, in modo tale da cercare di separare il grano dall'olio, di smascherare i falsi profeti e di cacciare i mercanti dal tempio, perché in questo tempio dell'informazione ci sono degli enormi interessi commerciali, e noi parliamo molto degli interessi che stanno dietro tutte le scelte a cui ci troviamo di fronte nella nostra vita. Ed è un invito pressante a scegliere e a non lasciarsi scegliere
da questa macchina informativa, di questa macchina informativa infernale che ci circonda. Dico infernale perché è veramente difficile orientarsi. È benissimo la conoscenza, ma mettiamola al vaglio. Lì abbiamo identificato, io personalmente identifico il mio compito, il senso della mia vita oggi è di mettere a disposizione delle informazioni che abbiano una solida base scientifica, che non vuol dire certezza, a livello delle conoscenze di oggi siano più affidabili, e di smascherare le informazioni fittizie, le informazioni dietro cui ci sono degli interessi non confessati. Quindi cerchiamo di trovare questo equilibrio fra l'orizzontale del mare di informazioni in cui navighiamo e un livello verticale di consapevolezza di chi siamo noi, consapevolezza che il cibo che ci viene dato non è un cibo necessariamente onesto, non è un cibo pulito. Ecco, qui torniamo quindi sul tema del discernere, quindi qua torna questa idea di saggezza pratica che voi veicolate con il vostro libro e che, se mi permettete, mi sembra che l'esercizio della saggezza pratica, cioè il discernimento, l'essere capaci di eliminare parte di tutto ciò che ottunde, lei lo dice chiaramente Franco, dell'eccesso di stimoli, dell'eccesso di input anche informativi, mi sembra che abbia anche a che fare con un approccio capace di frugalità, che è una parola un po' desueta, la frugalità, e che invece nel vostro libro, di nuovo, mi sembra uno degli snodi. Io tra l'altro leggevo la parte del libro in cui voi poi pranzate insieme, apparecchiate il vostro pranzo veramente frugale, mentre stavo andando a mia volta a pranzo, non vi dico dove, perché sennò vi sconnettete e mi abbandonate da solo, però mi ha molto colpito la dismisura tra quello a cui mi approcciavo io e la vostra impostazione. Volevo chiedervi se effettivamente la ricchezza dell'uomo sta poi nella grandezza delle cose a cui può rinunciare. Io credo che la grandezza del uomo sia nella consapevolezza di quello di... Vai pure Franco, volevo solo dire questo, cioè credo che la grandezza dell'uomo stia nella capacità di essere semplice, di essere se stesso, senza, e che quindi il pasto, per esempio, come qualsiasi altra parte della vita, non debba essere arricchito di sovrastrutture che esulano da lui, ma sia la sua capacità di esprimersi nella semplicità di ciò che è, perché nel Tao si dice che ognuno di noi realizza il proprio Tao quando riesce a essere veramente se stesso, e per essere noi stessi dobbiamo ritornare un po' a essere bambini, essere semplici, e anche il corpo stesso, se andiamo a vedere poi, non ha così necessità di riempirsi di cibo come sembra il concetto occidentale, ma il corpo ha bisogno sì di un po' di cibo, ma soprattutto ha bisogno di energia attraverso il cibo, quindi ha bisogno che questo cibo veicoli qualcosa di vero, di importante, e si trova questa cosa importante, questa energia, questa semplicità, questa forza del cibo, lo si trova nel cibo semplice, nel cibo di una volta, nel cibo poco elaborato, nel cibo, e anche a livello di quantità non è così necessario di fare quelle mangiate incredibili che sono tipiche del mondo occidentale. Io credo che l'uomo si rappresenti in questo concetto qui. Tu, Franco, che ne pensi? Ma la cosa importante è giungere alla consapevolezza di quello di cui abbiamo veramente bisogno, che è un po' la cosa importante per salvare il pianeta oggi. Cioè, compriamo soltanto le cose che sono effettivamente utili, compriamo le cose che servono.
Oggi c'è questo mito della crescita illimitata, l'importanza della crescita economica, no? E purché la gente compri, allora va bene produrre quella roba lì. No, aumentiamo la nostra consapevolezza su quello che è sensato che noi compriamo, quello che è sensato che noi mangiamo. La raccomandazione del cibo è la raccomandazione di mangiamo i cibi e non le trasformazioni industriali dei cibi. Mangiamo i cibi semplici, i cibi naturali, e cuciniamoceli. E che sia impossibile nell'organizzazione della vita moderna, dove tutto deve essere estremamente rapido. Sembra quasi impossibile trovare il tempo per tornare in cucina, a cucinare, a lavorare su dei cibi veri. Però in realtà noi il tempo ce l'abbiamo. È sufficiente riflettere su come investiamo la giornata. Diciamo che non abbiamo tempo di cucinare e abbiamo tempo di guardare i cuochi che cucinano in televisione. Diciamo che non abbiamo tempo di fare esercizio fisico, però guardiamo o esercizio fisico guardando gli sport in televisione. Per cui, allora, un senso di questo libro è di invitare alla consapevolezza. Invitare se il modo di vivere è scelto da noi o si ci è imposto. E questo, nelle nostre chiacchierate, discutiamo su tutti gli aspetti della vita. Parliamo della nascita, della morte. Sulla morte ci è stata rubata la morte, la meraviglia di una morte etica, di una morte rispettata, di una morte che sia veramente il coronamento della nostra vita. Parliamo dell'amore, parliamo della felicità, parliamo della vocazione, parliamo della gratitudine, parliamo naturalmente della bellezza, e in tutte queste cose cerchiamo di riflettere su come su questi meravigliosi concetti che sono alla base della meraviglia della vita, e qualcosa ci sia stato rubato. E non ci rendiamo conto, spesso viviamo senza renderci conto della meravigliosa bellezza del creato che ci circonda. E l'invito è essere costantemente consapevoli di quello che stiamo facendo, di quello che stiamo vivendo, essere consapevoli della nostra esistenza, essere consapevoli che stiamo vivendo. Si dice che la vita è quella cosa che trascorre mentre noi siamo impegnati a fare mille altre cose, salvo poi accorgerci che non abbiamo veramente vissuto con consapevolezza. E così tutti i temi che ci sono nei vari capitoli sono dei, seguono un po' lo stesso ritmo, di indagarli, vedere cosa dice la scienza, vedere cosa dice il Tao su questi temi e di aumentare la nostra consapevolezza di cittadini liberi. C'è un passaggio, c'è una parte del libro, un capitolo, in cui, diciamo, la forza simbolica delle tradizioni spirituali è invece l'occhio della fitoterapia, anche si sposano benissimo. Quando parlate quando passate accanto ai fiori di loto, è molto bella quella parte lì. Ovviamente, vabbè, a me ha fatto la forza simbolica del fiore di loto, a me ha subito fatto pensare a Buddha dopo l'illuminazione, no? Che ancora sotto l'albero della Bodhi gli viene il dubbio se valga la pena di andare presso gli uomini, se saranno in grado di capire ciò che lui ha compreso, e poi a convincerlo è proprio un fiore di loto, nel senso che lui osserva il fiore e lo vede innalzarsi oltre il fango e dice: beh, forse qualcuno capace anche tra gli uomini di questa comprensione di uscire dal proprio fango ci sarà. Noi l'abbiamo detto, abbiamo parlato, sì, bisogna guadagnare consapevolezza, ma voi avete realmente questa fiducia che aveva anche Buddha, che si può osare andare nel mondo e dirle queste cose perché qualcuno, forse anche una minima percentuale, ascolterà?
Marco. Allora, il giorno che io sono divenuto maestro in Cina, e quindi il mio maestro mi ha trasmesso il suo, diciamo, il suo lignaggio, mi ha fatto partire all'interno di questo concetto, vi è stata una parola chiave, che è questa, che dice che se tutto il lavoro di un maestro nella sua vita servisse anche solo ad aiutare una singola persona, quella vita non sarebbe stata buttata. E credo che noi dobbiamo contare molto sul fatto che mandare un messaggio, anche se immediatamente nel momento in cui noi inviamo un messaggio, può sembrare che le persone che lo ricevono non lo riescono ad accogliere, però in realtà questo messaggio è un po' come il polline, come i semi lasciati al vento, no? Che cosa succede? Inizia a ragionare, inizia ad agire all'interno delle persone che lo ricevono e lentamente scardina qualcosa, lentamente apre qualcosa. E allora poi dopo, in seguito, alcune azioni, alcune direzioni, alcune comprensioni della vita possono essere innescate da tutto quello che noi cerchiamo di mandare. Quindi sia Franco che io cerchiamo ormai da sempre di mandare un messaggio che non è proprio quello tradizionale a cui siamo abituati tutti a sentire, sia da un lato sia dall'altro lato. Però in realtà ci vuole il coraggio, ma non tanto perché sia un coraggio, ma ci vuole una fede. Io con Franco ho trovato un amico e questa passeggiata che abbiamo fatto è stata fondamentalmente un riconoscerci a vicenda in un qualcosa, in una stima, in un rispetto, in una entrambi la voglia di ricercare, la voglia, e però ci siamo trovati subito veramente, veramente come vecchissimi amici, e da due posizioni diverse, un po' come se camminassimo su due sponde diverse di un fiume, e ognuno dalla parte opposta del fiume parlava all'altro, e a un certo punto ci siamo trovati su un ponte. Questo ponte, entrambi di noi hanno preso il ponte e ci siamo trovati al centro. Al centro è nato questo libro, che è un po' il simbolo del coraggio, ma anche della volontà di entrambi di mandare un messaggio perché possa servire sicuramente a qualcuno. Questo è un libro che voi avete scritto prima dell'emergenza Covid, del lockdown e di tutto ciò che abbiamo vissuto, vero? Tutto scritto prima, sì. Ecco, perché Franco, tu prima citavi il capitolo sulla morte. Parlavi della morte e ecco, quest'arte del congedo che è stata violentata nei mesi passati, la si apprende quest'arte del congedo? Cioè nel nostro mondo c'è ancora spazio per dedicarsi con attenzione, curvarsi davvero su queste situazioni di sofferenza? Effettivamente in questi mesi l'aspetto più terribile di questa epidemia non è stato il fatto che sono morte tante persone, ma è come sono morte. Cioè questi nostri vecchi, perché l'epidemia ha ucciso prevalentemente i vecchi malati, questi vecchi, nostri vecchi sono morti isolati, senza il conforto, senza la vicinanza delle persone che li amano, delle persone che amano. È stato l'aspetto più doloroso per me di questa vicenda, ed è perché è proprio quello che invece uno potrebbe augurarsi, no? Di giungere alla fine della propria vita meglio, senza malattie e senza dolore, e chiamare la sposa, lo sposo, i figli, i nipoti, e dirli e salutarli. Il nostro insegnamento nella nostra associazione, La Grande Via, è che possiamo diventare vecchi senza malattie. E insegniamo questo in un certo senso, ma naturalmente nessuno ci garantisce che diventiamo vecchi senza malattie, ma addirittura sai, quando parlo ai medici
del concetto di morire sano non mi capiscono. Pensano che la morte debba per forza venire per una malattia, ma anche la classificazione internazionale delle cause di morte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, cioè sono elencate tutte le possibili cause di morte, fuorché la morte naturale di una persona anziana. E no, possiamo arrivare, possiamo investire nel nostro stile di vita, possiamo investire nella nostra vita spirituale per giungere a morire serenamente vicino ai nostri cari, senza malattie, senza il bisogno di rovinare la vita dei nostri figli che devono occuparsi di genitori non autosufficienti, che per anni e anni di malattie, di essere costretti a letto, di essere dementi. E ragioniamo su questo. E noi sappiamo, e le scienze logiche ce lo dicono sempre di più, che con la nostra mente noi possiamo agire sulla nostra fisiologia, possiamo agire sul nostro DNA. Nella scienza non hanno domicilio le cose spirituali, ma sempre più ci sono studi che mostrano come con la nostra vita mentale, ma anche con la nostra vita spirituale, noi influenziamo la nostra salute. E allora siamone consapevoli, possiamo fare molto. E possiamo fare molto con il cibo, ma anche con la meditazione. Gli studi su chi medita sono formidabili, andando a esaminare il DNA dei globuli bianchi del sangue prima di una seduta di meditazione e dopo una seduta di meditazione, si vede che decine e decine di geni cambiano la loro attività, alcuni si accendono, altri si spengono. E di alcuni di questi geni non sappiamo nemmeno che cosa vogliono dire. Sappiamo per esempio che vengono spenti i geni dell'infiammazione. E questo è molto importante, perché l'infiammazione è alla base di tutte le malattie croniche di oggi. E l'insegnamento della medicina oggi è estremamente meccanicistico. Studiamo i processi biologici che avvengono nelle nostre cellule, studiamo l'azione dei farmaci su questi processi biologici, ma non siamo noi che lo diciamo, sono tanti che lo dicono da tanto tempo. Perdiamo la visione d'insieme. E invece la visione d'insieme è anche quella che ci dà il gusto, la bellezza della nostra vita. È la visione d'insieme, è il dettaglio. Marco, hai da aggiungere una riflessione alle parole di Franco? Allora, una cosa meravigliosa. Come dicevo prima, spesso io e Franco ci specchiamo, no? E questa è una cosa che abbiamo già sperimentato insieme. Quando siamo insieme, spesso ognuno vede nell'altro un qualcosa e ci compenetriamo, no, nel discorso. Allora, Franco prima parlava di questa tristezza, ovviamente, di questo fatto triste, del fatto di morire da soli, senza l'affetto, senza le persone care, come purtroppo è successo nel periodo più critico del Covid. E proprio in questo sta un po' il concetto della vita, cioè io quando insegno ai miei corsi, insegno il concetto di filosofia taoista, spiego che per il Tao, per il taoismo, ognuno di noi è un viaggiatore che parte da lontano e che arriva in questa vita e
e percorre questa vita proprio come un viaggiatore, toccando varie situazioni, facendo varie esperienze, acquisendo o perdendo delle caratteristiche e così via. E lungo questo percorso, questo viaggio, guarda caso si parla di un viaggio, e noi, io e Franco, parliamo del viaggio anche nel libro, e guarda caso il termine viaggio richiama il concetto di Tao, perché il termine Tao si riferisce a un sentiero, ad una via, no? E lungo questa via il viaggiatore cammina, e al termine di questo viaggio, che poi in realtà non è il termine del viaggio, ma è il termine solo della vita, è come se entrasse in un'altra dimensione. Cioè, immaginiamoci un sentiero che per un po' è fatto alla luce del sole, e ad un certo punto il sentiero prosegue, ma in una galleria, un po' come quando viaggiamo in treno. Allora, finché noi viaggiamo sotto il sole, siamo nella vita intesa reale, nel taoismo si dice nel cielo posteriore. Dopo però cosa succede? Il sentiero prosegue, ma entra all'interno di una galleria. Il viaggiatore è ancora esistente, solo che scompare alla vista di tutti, entra in questa galleria. Il sentiero prosegue, non si interrompe mai, prosegue all'interno di questa galleria per un po', per poi nuovamente uscire dall'altra parte, nella nuova vita. E allora che succede? Che all'ingresso della nuova vita veniamo accolti da chi sta al di là della galleria, ma quando noi lasciamo il sole per entrare all'interno della galleria della vita appena percorsa, è importante salutare, importante lasciare dietro di noi tutto in armonia. E cosa c'è di più bello che lasciare un saluto, un messaggio meraviglioso con chi abbiamo trascorso tutto questo viaggio, e quindi i propri cari, le persone vicine. E allora sono perfettamente d'accordo sul concetto che la vita è un percorso, ma è importante anche che al termine di questo piccolo pezzo che trascorriamo sotto il cielo possiamo lasciarlo in maniera coerente. Pensa che gli ideogrammi cinesi che identificano vita e morte rappresentano, in Cina sono rappresentati da due termini che alla traduzione sembrano quasi opposti, perché il termine vita, vivere, è tradotto col concetto di uscire, e il termine invece morire è il concetto tradotto con un ideogramma che indica tornare a casa, quindi rientrare in qualcosa. Quindi penso sia importante per ogni percorso in cui noi usciamo, e quindi quel periodo lo viviamo a contatto con certe persone che sono i genitori, che sono le persone care, al momento che li lasciamo, che continuiamo il viaggio all'interno della galleria, è giusto lasciare dietro di noi armonia, perché ci hanno accompagnato in quel viaggio, abbiamo percorso un tratto di quella strada insieme, ed è, non c'è cosa migliore di fare questo. Ecco perché condivido pienamente il fatto che in quei momenti, invece, purtroppo, del Covid, molte persone non hanno potuto salutare in maniera degna i loro cari. Noi, il nostro piccolo pezzo di percorso da fare insieme, insomma, che io ho fatto insieme a voi due, mi ha fatto molto piacere, è finito purtroppo perché il nostro tempo termina, ma insomma desidero ringraziarvi molto per averci portato alcuni sprazzi del vostro libro. Abbiamo toccato la punta dell'iceberg, perché nelle vostre pagine poi c'è veramente tanto e sono tantissimi temi. Addirittura vi riuscite a domandare che cos'è l'amore, che è una cosa su cui anni, annate e annate di riviste femminili si sono interrogate, e perfino voi avete avuto il coraggio di sollevare questa domanda. Quindi grazie, io spero di rivedervi prossimamente, spero anche che ci siano altre vostre camminate future, e chi lo sa, magari un cibo della saggezza numero due. Però per il momento raccomando il primo. Speriamo. Andiamoci piano, però sul discorso dell'amore mi piace sempre citare questa frase di Marco che dice: l'amore appare quando la mente muore. E è qualcosa di grande. Io proprio ogni tanto mi rileggo il capitolo sull'amore che ha scritto Marco, ed è un viaggio. Grazie a tutti voi, grazie Franco Berrino, grazie.
Grazie Marco Montagnani e grazie a tutte le persone che ci hanno ascoltato. Arrivederci, alla prossima volta. Ciao, ciao Franco. Buona serata. Ciao, ciao.